Terzo tempo qui dal Gallè, facce rilassate in casa Bule Bellinzago dopo la quarta vittoria consecutiva stagionale in campionato della squadra gialloblu. Ne parliamo con Mostoni e Negrello. Partiamo con Cristian Mostoni. Che partita è stata quella di oggi? Allora, buonasera. È stata una partita difficile da affrontare perché comunque il campo non era in ottime condizioni. Siamo partiti abbastanza bene, peccato subito il gol subito per un calcio d'angolo che poi siamo riusciti a recuperare prima della fine del primo tempo e ribaltare. Da lì è stata una partita, diciamo, in discesa. Abbiamo poi chiuso la partita nel secondo tempo e abbiamo gestito comunque per il resto della partita. Diciamo che tra le quattro è stata la partita più difficile, appunto perché queste partite vanno affrontate con il piede giusto fin da subito. Adesso noi pensiamo domenica per domenica. Settimana prossima abbiamo il Gattinara e sarà un buon banco di prova per cercare di dare continuità ai nostri risultati. Cristian, che fra l'altro mi sta bruciando tutte le domande, perciò lo ringraziamo. Comunque per Cristian oggi una rete, due reti invece per Bomber Negrello, che in questo avvio di stagione, se non sbaglio, sei già a quota 4, giusto? Sì. Parlaci del tuo obiettivo personale, oltre a quello di squadra. No, ma a livello di obiettivo personale è normale che uno cerca sempre di fare più il possibile, il massimo, però l'obiettivo fisso che abbiamo, che ho anche personalmente nella testa, è solo quello di cercare di vincere il campionato, perché è il nostro obiettivo, siamo consapevoli, affrontiamo tutte le partite domenica per domenica, come appena detto il capitano, con l'idea di vincere, quindi entrare in campo con la mentalità giusta, e quello è l'unico obiettivo che abbiamo. Poi gli obiettivi personali passano in secondo piano. È normale che per un attaccante fare gol è sempre bello e sono contento di come è andata oggi, però l'obiettivo rimane quello. Simone, abbiamo accennato con Cristian al prossimo impegno che vi vede opposti al Gattinara, una squadra che potrebbe essere ancora più pericolosa per il fatto che oggi ha perso fra le mura amiche. Conosci la squadra bianconera? Che partita ti aspetti contro di loro? Conosco qualche giocatore perché ci ho giocato negli anni passati da avversario e so che sarà una partita difficile. Abbiamo la fortuna di giocare questo scontro diretto, perché lo reputo uno scontro diretto in casa, e ce la giochiamo, siamo contenti di arrivare là, siamo felici di arrivare da primi in classifica, però cercheremo di fare vedere da subito che siamo una delle squadre che punta a vincere il campionato, quindi cercheremo di dimostrarlo domenica sul campo. Chiudiamo con Cristian Mostoni. Oggi è stato per voi un turno perfetto, perché oltre a perdere la squadra che con voi condivideva il primato, ha visto un turno che ha visto anche la sconfitta del Sizzano, perciò avete un buon vantaggio sulle prime inseguitrici. Voi avete le idee chiare su quali sono le squadre che possono insidiare questo Bule? Dovete imparare sul campo ancora? Noi pensiamo principalmente a noi stessi. Adesso siamo primi, dobbiamo dare appunto continuità nei risultati, poi non dobbiamo guardare sicuramente dietro. Le altre squadre giocheranno le loro partite, noi affrontiamo ogni domenica come se fosse una finale per i tre punti, quindi niente, noi adesso siamo lì davanti e ce le giochiamo tutte come se fossero finali, a partire appunto da domenica col Gattinara, che sulla carta il Gattinara era partito come una delle squadre favorite, di conseguenza dobbiamo entrare in campo per vincere sicuramente e per dare continuità e più punti tra noi e loro, di conseguenza poi vedremo a maggio, i risultati si terranno a maggio, ecco, vediamo, vince chi ha più continuità, tutto qua. Grazie ragazzi e complimenti per questo fantastico avvio di stagione. Grazie.